ottavo anno dopo Cristo. Una nave parte dalle coste laziali e attraversa il Mediterraneo. Oltre lo stretto dei Dardanelli, entra nelle acque del Mar Nero. La sua destinazione è Tomi, all'estremo confine dell'Impero Romano. A bordo della nave c'è Publio Ovidio Nasone. Il poeta è condannato all'esilio. La punizione è firmata dall'imperatore, Ottaviano Cesare Augusto. Cosa è accaduto? Qual è la causa della sventura che si abbatte su uno dei poeti più famosi dell'impero? I motivi sono stati ricoperti dal velo della storia, aprendo le porte a un mistero che dura da 2000 anni. Due crimini mi hanno perduto. Un poema e un errore. Qual è il poema sgradito all'imperatore? Qual è l'errore? Cosa è accaduto davvero? Partendo, nello sconforto, i versi che cantano le mutate forme degli uomini li gettai nel fuoco con le mie mani. Fortunatamente, le fiamme non toccarono mai le Metamorfosi. 15 libri che raccolgono oltre 250 storie mitologiche. Ormai ho compiuto un'opera che nulla potrà distruggere. La gente mi leggerà e di secolo in secolo, per la mia fama, vivrò. Il desiderio di immortalità si realizza. Ancora oggi il nome di Ovidio e i suoi versi sono vivi e pulsanti. Una grande personale metamorfosi che inizia nel giorno della sua nascita. Ovidio nasce il 20 marzo dell'anno 43 avanti Cristo, nella città di Sulmo, oggi Sulmona. Sono qui, a Sulmona, terra piccola ma salubre per le acque di... Il sole quando è vicino spacca le pietre, ma nei campi peligni scorrono limpide correnti. Terra ricca di grano ed uva, dove l'erba verdeggia rigogliosa. Qui venni alla luce, nel secondo dei 5 giorni della festa di Minerva. Minerva, assieme ad Apollo, è la dea dell'arte poetica. L'arco, la lira e il telaio sono i suoi strumenti, tutti legati alla maestria nel governare fili e trame. Ovidio nasce sotto il segno di Minerva e della poesia. Non fu il primogenito. Avevo un fratello, nato 4 volte 3 mesi prima di me. La stessa stella vide la nascita di entrambi. Mi è patria Sulmona, ricchissima di gelide acque. La Valle Peligna lascia il segno negli occhi di Ovidio. Sulmo, circondata da foreste popolate di lupi ed orsi, è la terra dell'infanzia, in continua metamorfosi. Ci sono creature che dopo un mutamento mantengono la forma, altre ne assumono diverse, come Proteo, che a volte si mostra ragazzo, altre leone, ora cinghiale, ora serpente, a volte sembra una pietra, altre ancora una pianta, talora, imitando l'acqua, fiume, a volte, al contrario, fuoco. La famiglia di Ovidio appartiene all'ordine equestre. Da dove nasce l'inclinazione alla poesia? Ecco un'altra metamorfosi che comincia con un viaggio. A 12 anni Ovidio parte per Roma. Oltre 90 miglia, una settimana di viaggio. Da Sulmo a Corfinium, lungo la via Tiburtina Valeria, Alba Fucens, Arsoli,
Tibur. Quindi, attraverso la porta Esquilina, Ovidio giunge a Roma. Nella capitale Ovidio frequenta le scuole di retorica. Destinato ad una brillante carriera giuridica, studia Omero, Menandro e Plauto, e poi Terenzio, Lucrezio, Cicerone. La persuasione e la controversia. Suo fratello è abile nel padroneggiare gli scontri dialettici. Il giovane Ovidio, invece, non riesce a fare a meno di scrivere versi. Devo cedere? O resisto accendendo un fuoco improvviso? Cedo. Il carico si fa più leggero se si impara a portarlo. Se scuoti la torcia, la fiamma cresce. L'ho veduto, ma se nessuno la scuote, la fiamma si spegne. Sono tua preda, Cupido. Lo confesso. Ecco, ti porgo le mani, avvinte alle tue leggi. Ovidio non diventerà un giurista del foro. Una nuova metamorfosi lo attende. L'incontro con Marco Valerio Messalla. Famoso come quello di Mecenate, il circolo letterario di Messalla accoglie i migliori poeti dell'epoca. È Messalla che spinge Ovidio verso la poesia. Lo incoraggia e lo invita a scrivere versi. L'infanzia di Ovidio è all'interno di uno dei periodi più turbolenti della storia romana. Un anno prima della sua nascita, viene assassinato Giulio Cesare. Ottaviano si scontra con Bruto e Cassio. Roma è in piena metamorfosi. Vittoria dopo vittoria, Ottaviano prende il potere e diventa imperatore col nome di Augusto. Ovidio ha 20 anni e pubblica la sua prima opera poetica, Gli Amores. Armi, guerra e violenza volevo cantare. Il ritmo dei versi sembrava bastare, ma Cupido con forza scaglia la freccia dall'arco ricurvo e dice: ecco l'argomento da cantare, poeta. Povero me, brucio, e nel mio cuore ora regna amore. La passione di Ovidio è tutta per Corinna. Chi era la donna che ispirava il suo amore? Non lo sappiamo, ma leggiamo ancora oggi come il desiderio nasca, cresca e si trasformi in ossessione, sospetto, attesa, tormento. Ah, le umide labbra della mia bella, a toccarle i seni, infilarle la mano sotto il vestito stretto e aderente, farsi largo e caderle in grembo. Oh Venere, madre dei dolci momenti d'amore, le mie elegie si fermano qui. Nel 24 a.C. un grave lutto colpisce Ovidio. Il fratello maggiore muore improvvisamente. Mio fratello aveva poco più di 20 anni quando morì. Da quel momento in poi, una parte di me stesso si è perduta per sempre. Alla fine del suo corso di studi, Ovidio intraprende un viaggio nel mondo antico. La nave fa rotta verso la Grecia, toccando luoghi carichi di mito e di poesia. Ovidio visita Atene, Delfi, e poi in Asia, Pergamo, Smirne e finalmente Alessandria d'Egitto. Durante questo viaggio di formazione, Ovidio ha come compagno un amico, il poeta Emilio Macro. Ricordi? Dopo le meravigliose città dell'Asia, vedemmo la Sicilia e il cielo coperto dalle splendide fiamme dell'Etna. L'eruzione del vulcano si incide nella memoria di Ovidio
come un mito. La potenza della natura segna con certezza la sua vocazione di poeta. Il regno di Augusto trasforma Roma e migliora la qualità della vita. La modesta città di mattoni e pietra diventa la metropoli di marmo. La pace e il benessere offrono spazio e tempo per l'arte e per la gioia di vivere. Ovidio, con le sue prime opere, conosce la fortuna e il successo. Tra il 10 avanti Cristo e il 2 dopo Cristo compone le Eroidi. Medea, un'opera teatrale andata perduta, e soprattutto l'arte di amare. Ovidio è amato e ammirato dai suoi lettori e inizia a scrivere il suo capolavoro, Le Metamorfosi, il racconto del mondo dalle origini fino ai suoi giorni. L'estro mi spinge a narrare la mutazione delle forme in corpi nuovi. Prima del mare, della terra e del cielo che tutto copre, unico era il volto della natura in tutto l'universo. Il caos, mole in forme e confusa. Malferma era la terra, non navigabile l'onda, l'aria priva di luce. In un corpo solo, freddo e caldo, umido e secco, molle e duro, peso e assenza di peso. Un Dio sanò questi contrasti. Dal cielo separò la terra, dalla terra il mare, e dall'aria densa distinse il cielo limpido. Nell'ottavo anno dopo Cristo, qualcosa nella vita di Ovidio si rompe irrimediabilmente. L'imperatore Augusto lo condanna all'esilio perpetuo. Lontano da Roma, dalla famiglia, dal successo. Quando mi si presenta la visione tristissima di quella notte in cui vissi le mie ultime ore in Roma, dai miei occhi scendono le lacrime. Ero stordito, come chi, colpito dal fulmine di Giove, rimane in vita e non sa lui stesso di essere vivo. Due crimini mi hanno perduto, un carme e un errore. Di questo debbo tacere, qual è stata la colpa. Rimane l'altro, per il quale mi si accusa di essermi fatto maestro d'adulterio. L'arte di amare, è questo il poema maledetto? Se tra di voi c'è chi non conosca ancora l'arte d'amare, legga il mio poema. È divenuto esperto, colga nuovi amori. Le leggi di Augusto puniscono la sfrenata libertà sessuale. L'arte di amare è forse il primo dei due crimini di Ovidio. Qual è l'altro? Qual è l'errore? Il mistero avvolge ancora oggi la verità. Minerva è il nome della nave che lo trasporta verso l'esilio. Ovidio è nato sotto il segno di Minerva. È Minerva ora che lo trasporta nella notte. Alla fine del lungo viaggio, Ovidio approda a Tomi, sulle rive del Mar Nero, nella tribù barbara dei Geti. Non sopporto il clima, né mi abituo a queste acque. Non ho amici che mi consolino. Giaccio sfinito in luoghi lontanissimi.
Non c'è nessuno in questa terra che mi possa ascoltare con orecchie che comprendano. Non v'è luogo dove evadere. Con la poesia allevio il triste destino e inganno il tempo. Morirò lontano, su lidi sconosciuti, senza esequie, senza l'onore del sepolcro, una barbara terra coprirà questo mio capo. Nell'anno 17 d.C., Publio Ovidio Nasone muore. Ormai ho compiuto un'opera che nulla potrà distruggere. Con la parte migliore di me stesso volerò in eterno ben oltre gli astri e il mio nome rimarrà indelebile. La gente mi leggerà e, se qualche verità è nel presentimento dei poeti, di secolo in secolo, per la mia fama, vivrò.